Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Eccoci qui in una nuova diretta, una nuova live insieme per una ricettina salata. Oggi è giovedì, allora vediamo se la notifica arriva perché io vi guardo sempre dall'altro. Vediamo, vediamo, vediamo. Così vedo anche chi mi segue. Vediamo un pochetto. Allora, Buonasera. Maria, buonasera. Abbiamo messo la musichetta? Sì. Allora, vediamo, vediamo chi è in diretta con noi. Allora, stasera faremo, se avete visto dalle storie, faremo il panuozzo. Va bene, vediamo un po', vediamo chi mi saluta e ditemi se si sente. Vediamo un po' se si sente. Vediamo chi. Io vi guardo da qui, se mi vedete che sto girato è perché vi guardo da qui. Stasera non c'è nessuno che mi saluta, com'è possibile? Vediamo un po' chi c'è con me, chi mi saluta. Vediamo un pochetto. Allora, non indosso il grembiulino anche perché è un impasto abbastanza veloce. Questo che andremo a fare, questo impasto salato, però ovviamente il panuozzo dobbiamo, insomma, per il panuozzo c'è bisogno di un impasto lievitato. Quindi dovrà lievitare, ma io quello già lievitato ce l'ho pronto. Ah, eccomi qua! Buonasera, buonasera a tutti quanti. Eccoci qua, Pasqualina, il giardino, buonasera, Nicola, buonasera. Allora, faremo questi panuzzi. Il panuozzo è una sorta di pane pizza che nasce a Napoli, precisamente a Gragnano. Quindi diciamo che possiamo realizzarlo in casa. Questo è un pane pizza che si cuoce nel forno a legna. Noi ovviamente il forno a legna a casa io non ce l'ho. Ma lo possiamo riprodurre a casa nei nostri forni, va bene? Quindi portiamo un po' di quella veracità culinaria napoletana nelle nostre case. Quindi faremo questo panuozzo molto semplice e veloce da fare. Siamo pronti? Possiamo iniziare. Ciao Paolo, Lori, buonasera, Nietta, Flavia. Allora, dopo vi saluterò a mano tutti quanti. Iniziamo con la farina. Iniziamo con un quarto di farina 00 e mettiamola qua. Un quarto di semola rimacinata e mettiamola qua. Andiamo a mescolare le due farine. Il sale, questo come dico io andiamo a sentimento, eh? Il sale l'abbiamo messo. Ciao Rita, buonasera. Poi mettiamo un cucchiaino di zucchero. Cucchiaino di zucchero e andiamo a mescolare. Mettiamo 50 ml di olio di semi di girasole o d'oliva e mescoliamo. A questo punto, che cosa facciamo? Prendiamo 300 ml di acqua a temperatura ambiente e andiamo a versarci il lievito, tutta una bustina che è circa 7 grammi. Lievito, però lievito per torte salate a lunga lievitazione, oppure potete metterci il cubetto da 25 grammi, il lievito fresco. Mescoliamo. Allora, ciao Pina, Angela, andiamo a mescolare. Così andiamo a realizzare questo pane pizza. Versiamo all'interno e andiamo a miscelare il tutto. Ecco qua. Mescoliamo, mescoliamo, mescoliamo. Allora, poi vedete che l'impasto è molliccio, vedete? Avviciniamo un po', facciamo vedere. Allora, l'impasto è molliccio. Noi andiamola a lavorare bene, bene, come se avessimo tra le mani una frusta elettrica. Però in realtà l'andiamo a lavorare con le mani. Vedete l'impasto com'è? Si inizia a staccare dalle pareti, vedete? Si inizia ad agglomerare, però ancora ci vuole un pochetto di farina. Quindi, che cosa facciamo? Fatto questo sistema e abbiamo bello sbattuto un pochetto il nostro impasto, con il bicchiere dosatore iniziamo a prendere un 150 g di farina 00. Va bene? E quindi lo andiamo a mettere qui nell'impasto. Adesso andiamo di mani, perché mi devo rendere conto dell'impasto. Della consistenza. Andiamo a mescolare. Mescoliamo, mescoliamo bene bene. E a questo punto portiamo l'impasto sul piano di lavoro.
togliamo l'eccesso della farina che non ci servirà. Vado un attimo a riporla qui perché veramente non mi servirà l'eccesso di farina, perché poi utilizziamo la stessa ciotola per l'impasto, va bene? Allora, questo non ci interessa, quindi va bene, questa dopo la riutilizziamo, questo lo mettiamo qua e a questo punto vado a lavorare di mani. Ciao Maria! Adele! Maria Paterno, Anna Maria Drago, andiamo a lavorare bene, bene? Si deve asciugare questo po' di farina che è qui sul piano di lavoro, va bene? Ecco qua, l'impasto deve risultare compatto ma ancora un po' appiccicoso, non aggiungiamo altra farina, vedete, facciamo vedere da vicino, vedete che ancora si appiccica, vedete? Quindi non aggiungiamo altra farina. Adesso vi vado a bagnare le mani con l'acqua fredda, facciamo vedere da vicino, e vado a modellare l'impasto facendo in questo modo. Eccolo qua. Questa è la consistenza dell'impasto del pannuzzo. Lasciamolo qui, adesso lo andiamo a coprire, va bene, e lo lasciamo lievitare a temperatura ambiente 12 ore. Se invece volete farlo il giorno prima, potete metterlo in frigo per 24 ore, però dimezzate la dose del lievito, va bene? Questa qui quindi va a nanna. Mi pulisco un attimo le mani e prendiamo l'impasto qui lievitato. Aspettate, fatemi ripulire un attimo. Nel frattempo vi saluto, mi raccomando, condividete la diretta, eh? Condividete la diretta, mi raccomando. Allora, fatto questo, aspettate un attimino. Guardate l'impasto, facciamo vedere. Guardate. Guardate com'è super bolloso. Guardate. Questo è l'impasto. Nel frattempo io accendo le padelle. Le lasciamo riscaldare. Prendiamo l'impasto. Facciamo vedere. Facciamo vedere, guardate, questo è l'impasto, ecco qui, lasciamolo così, un po' di farina, andiamolo a lavorare un pochetto. Ciao Nunzio, carissimo Nunzio, carissimo tu, eccolo qua, c'è Marcello, chi c'è? Ah no, Micillo Maria, avevo letto Marcello Mottura che non c'è stasera con noi, Yvonne, Antonella. Allora, fatto questo, andiamo a dividere, guardate come è bello morbido, facciamo vedere come è morbido, vedete? Lo affusoliamo un pochetto e lo dividiamo in panetti, lo dividiamo in panetti. Piccina, c'è la tosse, un pochetto. Maria, sembra un pochetto la musica che non si sente un tubo stasera. Com'è mai a mamma? Non abbiamo alzato. Allora, abbiamo diviso in 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo le palline. E queste qui. Maria, non si sente proprio la musica. Le lasciamo, facciamo vedere. Le lasciamo qui. Vedete? La sentite quella musica? Io non la sento. Lasciamole qui. Facciamo vedere come faccio le facciamo bene bene. Facciamo vedere da vicino. Ecco qua. Ecco qua, mettiamola qui. Facciamo, togliamone un altro. Quelli poi mi serviranno dopo. Ecco qua. Lasciamoli qui. Con un pochetto di farina e questi qui li andiamo prima a fare a pallina e poi li andiamo a stendere per realizzare il pannuzzo che ha una forma tipo ciabatta, quindi affusolata. Allora, fatto questo, andiamo a stendere. Ciao Mary, Anna Maria, Luisa, oggi stasera non ci vedo proprio. Giusy Piscopo, buonasera tesoro.
Andiamo a stendere, questo è il mattarello delle bambole, è a posto degli impasti vicini. Stendiamolo, mettiamo un po' di farina, andiamo ad allungare anche con le mani. Ecco qua, allunghiamo un pochetto, affusoliamo. Facciamo allo stesso modo anche l'altro. Allora, Giusipiscopo, ciao. Mario c'è stasera? Vediamo se c'è Mario. Vediamo se ci saluta Mario. Ciao Anna, ci sei anche tu? Ecco qua, stendiamo bene bene. Va benissimo così. Questa è la forma dei pannuzzi. Allora, adesso che facciamo? Mi ripulisco un attimo le mani. Facciamo vedere queste due. Questo è un servizio della nonna, vedete? La lattiera, poi ci sta la tazzina e tutto l'ambaradanna che a me piace, che a noi piace. Allora, fatto questo, adesso dobbiamo prendere questi due, diciamo, queste due ciabattine e dobbiamo metterle nella nostra padella che ho qui, ho riscaldato. Allora, adesso Maria, da brava bimba, mi porterà l'asta qua e l'altra signorina si avvicinerà perché andiamo vicino al nostro fuoco. Allora, presente Mario, ci sei? Eccoti. Allora, io vi riporto qui, così vi vedo. Ciao Monica! Penelope, tesoro, grazie cara, grazie. A proposito, grazie a tutti quanti per gli auguri, mi avete inondato di auguri. Ma che meraviglia! Allora, prendiamo la nostra ciabattina, la mettiamo qui. Copriamo e poi mettiamo anche l'altra e la mettiamo qui. Vediamo cosa succede. E nel frattempo volevo ringraziarvi, ma veramente tutti, perché siete stati in tantissimi a fare in modo che il mio giorno di compleanno diventasse veramente, veramente un qualcosa di speciale. Perché siete stati veramente tantissimi qui su Facebook, sul mio personale, su Instagram. Veramente, non ho risposto ad ognuno di voi perché ne siete stati... ma veramente più di 1000, ma tantissimi. Però ho fatto un post veramente ringraziandovi tutti perché siete stati meravigliosamente carissimi e carinissimi, e non solo carinissimi, ma presenti, ed è stato per me uno dei regali più belli che io abbia mai ricevuto. Allora, fatemi vedere. Felicia, ci sei anche tu? Allora, noi che cosa facciamo? Ah, non ce l'ho qua. A questo punto, che cosa facciamo? Vediamo, piano piano, vedete, si deve cuocere, quindi deve comunque gonfiarsi un pochetto, ma non tantissimo, perché avete visto abbiamo steso l'impasto di poco, poi lo rigiriamo perché deve cuocere in entrambi i lati, ma ci vorranno 7-8 minuti. Ovviamente, questo panuzzo, questa lingua, questa ciabattina fatta in casa di pane e pizza, la andiamo poi singolarmente a dividere in due metà e poi ci possiamo sbizzarrire e divertirci a farcire come meglio crediamo, come meglio vogliamo. Allora, io qui ho diverse farciture, dopo come mi viene così facciamo. Ho preparato dei friarielli, vedete, cotti in padella velocemente, e poi ho qui un po' di rucola, di pomodoro, un po' di salumi, dopo vediamo insomma di abbinarli e di metterli, insomma di farcire questi panuzzi. A Napoli ci sono varietà insomma di farciture, quelle che vanno tanto appunto salsicce e friarielli, chi poi insomma mette altro tipo di verdure, e, insomma ognuno poi fa come meglio crede. Allora, vedete come si sta gonfiando? Guardate, non mi scotto, non vi preoccupate. Ecco qua, uno già è andato. Vediamo questo qui se è pronto, quest'altro monello che lo giriamo dall'altro lato, quasi quasi, ma lo giriamo ugualmente. Ecco qua. Allora, questo impasto voi potete tranquillamente anche
cuocerlo in forno ventilato preriscaldato alla massima potenza per 15 minuti, facendo attenzione ovviamente a non bruciare l'impasto. Voi per i primi 10 minuti accendete il forno alla massima potenza, va bene? Poi andate a controllare, perché vedete che bello, si sarà gonfiato, si sarà comunque colorito. Gli ultimi 5-10 minuti, gli altri 5-10 minuti, abbassate un pochetto la temperatura di 10-15 gradi, va bene? Allora, eccoti i baratti argenti! Ho letto bene, io qua poco ci vedo. Teso! No, non mi scotto, Rita Cata, grazie. Giuseppina, un bacione. Elio, buonasera, eccoti, ci sei anche tu. E quindi vedete come si sta gonfiando, guardate, piano piano, vedete? Quante bolle? Facciamolo cuocere un altro pochetto, bisogna rigirare, perché poi va farcito. Allora, in forno voi potete anche fare una focaccia con questo impasto, potete realizzare un bagno un po' più grande e poi lo andate a farcire, potete anche fare una sorta di teglia con una focaccia con le cipolle oppure col pomodoro e mozzarella, insomma un impasto buono per poter fare queste cosette in forno, oppure come vedete anche in padella. Potete anche usare questo impasto per fare delle piccole montanarine e farle fritte volendo, eh? Poi ho diversi impasti, però collaudato anche questo, che potete friggere tranquillamente, oppure fare anche dei ripioncini di verdure. Un altro pochetto, e questo qui sarà quasi pronto. Vedete come gonfio? Pochetto. Vediamo quest'altro qui che fine sta facendo. Michele, bolle blu! Le bolle blu! Daniele, bolle blu. Luisa, si può fare nel forno ad aria, nella friggitrice ad aria? Dici sì, anche nella friggitrice ad aria. Tu pensa, Luisa Cassese, pensa che io con questo impasto realizzo anche dei panini, dei piccoli panini farciti, che a mia figlia grande piacciono tantissimo. E le faccio in questo impasto. Quando vado a stenderli e faccio la pagnotta piccina che avete visto, diviso in vari panetti, quando vado a stendere li vado a farcire o con i salumi, oppure con le olive, con rosmarino, un po' di pepe, vabbè, poi li vado a chiudere, li spennello un pochetto con un po' di olio e sale e li metto in friggitrice ad aria a massima potenza per 15-20 minuti. Girateli ogni tanto e poi vedete la cottura con uno stuzzicadenti. Va bene? Perché la lievitazione è molto lunga, la lievitazione è 12 ore. Allora, la lievitazione più lunga è, voi sapete, e più, insomma, è migliore, no? Però in questo caso, giriamo piano piano, in questo caso 12 ore vanno bene. Però se voi volete metterci meno lievito, io vi consiglio di prepararlo la sera, diciamo di farlo riposare tutta la notte in frigorifero, un po' come si fa per gli impasti ad alta idratazione, perché se avete visto, comunque di acqua in questo impasto ce n'è abbastanza, va bene? In 600 grammi, 650 grammi di farina c'è un 300 ml di acqua, quindi diciamo quasi la metà, non proprio la metà, ma quasi, quindi una buona percentuale di idratazione. Quindi praticamente viene bella morbida, leggera e ben lievitata. Va bene, giriamo sempre un pochetto, io ormai con le mani giro, non ho problemi di... Ecco, giriamo un altro pochetto, facciamo vedere qui mentre mamma prende un piatto, così, anzi non un piatto, prendiamo questo qui, prendiamo un tagliere, così dopo ci mettiamo su. Ciao Vincenzo, buonasera, Vincenzo Mattera, buonasera a te. L'altro pochetto qui, un po' di, guardate come si è gonfiato, guardate, questo qui è quasi pronto, anche perché l'altro l'abbiamo messo prima e poi l'abbiamo messo, figurati, niente, l'abbiamo messo sull'altro. Allora, questo è pronto, quindi spegniamo, vediamo quest'altro, ma si chiama un pochetto raffreddare. Allora, questo qui è pronto, vedete? Facciamolo anche l'altro
e adesso lo andiamo a farcire. E andiamo a farcire. Diamo un altro pochetto questo qui, perché l'ho messo su un focherello lento. Questo non ci serve, quindi mettiamolo qui. Facciamolo giusto giusto, vedete come vuoto. Guardate, già da qui si vede, vedete che è vuoto all'interno? Vedete? Vi faccio vedere, è bollente. Adesso andiamo ad aprirlo. Allora vediamo chi ci sta più con noi. Se è in ritardo Anna Nappa, non ti preoccupare. Ecco qua, anche questo è pronto. Facciamolo un altro poco. Pochetto. Vedete che già è morbido, facciamo vedere. Vedete? È bollente, le mie mani oramai. Però vedete? Un altro pochetto, pochetto ed è pronto anche questo. Daniela, che dici? Adesso andiamo sul piano di lavoro. Un attimo così mi pulisco. E tagliamo anche i nostri panuozzi fatti in casa. Così ci divertiamo a farcirli. Ecco qua. Allora, vediamo. Credo che anche questo è pronto. Adesso andiamo direttamente qui. Eccoci qua. E mentre si raffreddano un pochetto, io vi guardo da qui. Ciao Teresa! Allora, vi guardo da qui e iniziamo a preparare i friarielli. Friarielli, pomodoro e rucola, speck e provola affumicata. Ma dobbiamo scegliere che cosa fa. Prendiamo prima questo panino qui, che è più... Vediamo che succede. Vediamo, vediamo. È bollente ovviamente, quindi bisogna farli intiepidire, però guardate com'è, è poroso. Facciamo vedere, è bollente, guardate tutte queste bolle, vuol dire che è ben lievitato, va bene? Quindi a questo punto che cosa andiamo a metterci? Facciamo così, mettiamoci due friarielli, poi questi qui voi li potete riscaldare tranquillamente in forno, nel fornetto, nel microonde, dove insomma volete voi. Uno, apriamo quest'altro, facciamo vedere Elena così da vicino, è bollente, aspettate che mi sto scottando. Ecco qua, e qui ci mettiamo speck, mettiamoci speck, poi ci mettiamo un po' di formaggio, ci mettiamo qualche fettina di pomodoro, va bene, qualche fettina di pomodoro. Ovviamente andiamo a metterci un pochetto di sale, un po' di rucola, un po' di sale. Chiudiamo. Ed ecco qua. Che vogliamo dire? Guardate che spettacolo! E i nostri panuozzi fatti in casa. Portiamo un po' di quella veracità partenopea, sono pronti, eccoli qua, guardate come sono morbidi, ma che ve lo dico a fare, avete visto, in poco tempo, comunque facendo un impasto prima, possiamo realizzare sempre qualcosa di buono, di genuino, di pronto, veloce, facile, costoso, ma anche economico, perché diciamolo pure, possiamo farcire i nostri panuozzi come meglio crediamo. Li facciamo in pochissimo tempo, sono ricettine fatte in casa, al bacio e soprattutto veloce, veloce, una favola. Va bene?
Allora mi raccomando, condividete la diretta. Io vi ringrazio singolarmente tutti quanti voi che avete insomma partecipato alla live, e volevo anche dirvi un'altra cosa. Allora, essendo che Facebook sta facendo un po' di capricci, un po' non vi fa arrivare le notifiche, ma questo un po' a tutti, un po' a tutti insomma, food blogger, influencer e quant'altro. Allora, premesso che io con Facebook non ci lavoro, anzi, voglio chiarire anche un punto che molti mi chiedono spesso, non solo di persona ma anche nei messaggi, io se faccio questo lo faccio solo per pura ed esclusiva passione per la cucina. Io non sono pagata, quindi veramente è un servizio che offro volentieri con tutto il cuore, credetemi, perché in primis fa piacere a me e poi mi fa piacere condividere quel po' che so io, condividerlo con voi. Va bene, questi piccoli trucchetti, queste piccole cose, insomma, condividerlo con tutti quanti voi. Allora, che cosa ho pensato? Essendo che Facebook non fa arrivare le notifiche, ogni tanto ci blocca e ci ha bloccato con la musica, e ci ha bloccato i video, ci ha bloccato dei video, ci ha tolto l'audio, e a tanti di noi, compresa pure me, anche su video parlati, ha silenziato completamente i nostri post. Quindi, e per fortuna che quando io posto le ricette, vi scrivo sempre gli ingredienti e i procedimenti, per fortuna. Detto questo, io volevo fare anche l'uovo di cioccolata di Pasqua. Lo volevo fare in diretta, farlo insieme a voi. E avevo pensato di fare una, di iniziare una bella diretta sul mio canale YouTube. Premesso che il canale YouTube è gratuito, l'iscrizione è gratuita, si cerca tranquillamente su Google oppure su YouTube, perché tutti ce l'abbiamo, quindi non abbiamo bisogno di avere Facebook, ma l'importante è cercare. Ad esempio, nel caso mio, I Sapori di Procida di un tempo, iscriviti, non costa nulla, attivate la campanella, poi via si parte sul canale nostro. È come se stessimo in una stanza, in una camera, tutti quanti insieme a fare questa lezione, questo tutorial, ecco, in questo caso, dell'uovo di cioccolato. Allora, io non so quando ovviamente in questi giorni insomma annuncerò questa diretta speciale live su YouTube. Già vi dico, per tanti di voi che mi seguono, mi raccomando, andate su YouTube, iscrivetevi al canale, così non ci vorrà nulla. Io vi mando il link nelle storie, oppure andate direttamente voi sul canale e guardate la diretta in questo modo come la state guardando qui. Anzi, vi dirò di più, potete anche metterla sulla Smart TV, quindi guardarla in grande, vedere meglio insomma il prodotto che dobbiamo realizzare insieme. Credete, vi piace questa idea? Siete d'accordo? Così vi possiamo fare insomma tante cose belle, va bene? Allora, vi annuncerò questa diretta speciale nei prossimi giorni, e intanto io vi saluto con questi meravigliosi panuozzi. Grazie di cuore a tutti quanti voi, un bacio di cuore, grazie, grazie, grazie ancora, grazie Maria per la musica. Grazie Tesoruccio che mi hai ripresa, e ciao, e ci vediamo domenica per una ricettina dolce. Faremo sempre qualcosa di sfizioso, di bello, che possiamo realizzare comunque in casa. Ciao!